possiamo serenamente dire che non c'è più nessuna ragione perché una persona libera, una persona che è contro il potere, voti 5 Stelle. Il partito è finito per sempre, possono rimanere quattro sopravvissuti che faranno il loro club. Ma perché? Perché è finito 5 Stelle? Perché tu non puoi cambiare continuamente posizione e pensare che chi ti ha seguito ti seguirà mentre tu dimostri solo il tuo opportunismo. Hanno fatto un governo con la Lega e odiavano la Lega. Hanno fatto un governo con il PD e odiavano il PD, il partito di Bibbiano. Hanno fatto un governo con Renzi e odiavano Renzi. Una volta fatti questi governi, uno potrebbe dire, beh, è arrivato il momento che stiano fuori e tornino a fare opposizione. No, arriva Draghi, poteva arrivare chiunque. Stanno con Draghi. E stando con Draghi, sono anche con la Lega, sono tornati con la Lega. Ma una cosa sembrava nei principi di Di Maio, e anche forse, certamente, anzi di Grillo e di Di Battista e degli altri, impossibile. Fare un governo con Forza Italia. Hanno detto sempre, mai con Forza Italia, mai con Forza Italia. E oggi sono con Forza Italia. Ora, un partito non può essere totalmente senza faccia. Fare esattamente il contrario di quello che ha detto. Mai con Forza Italia. Un piccolo sketch, vede il povero Di Battista, mai con Forza Italia, litigare con Speranza, perché Speranza aveva alla Camera votato con Forza Italia. Oggi i 5 Stelle sono con Forza Italia, sono al governo con Forza Italia. Negli stessi banchi del governo siedono Di Maio, Brunetta e la Gelmini, alleati con la Lega, alleati con il PD, alleati con Forza Italia. In realtà non sono niente, sono morti. Chi vota 5 Stelle vota il nulla, nulla. Non c'è più nulla. Qualunque cosa dicano, non vale. Hanno fatto tutto e il contrario di tutto. Addio.